Il campionato di A1 di basket femminile anticipa sabato sera l'undecima giornata, ovvero l'ultima del girone di andata. Le Muralucca è di scena al Pala Ruffini di Torino. Inutile dire che le biancorosse di Coach Lollo Serventi cercano di calare il tris, inteso come vittorie, dopo i convincenti successi di Napoli e quello casalingo con Battipaglia. D'altro canto, le torinesi della Iren Fixi cercheranno di riscattare la pesante sconfitta di San Martino di Lupari. Vero che la squadra di coach Massimo Riga occupa l'ultimo posto in classifica in coabitazione con Empoli, ma non per questo andrà sottovalutata. Sarebbe un errore fatale. Il duo americano Lawrence Reimer costituisce il pericolo maggiore. Le Mura vuol chiudere però il girone di andata con una vittoria che la consolidi nelle posizioni di immediato rincalzo alle prime. Lucca si affiderà ancora una volta alla vena di Pone Trappers, parse le più pimpanti nelle ultime uscite. 2 punti dunque per chiudere il girone di andata 2018 in modo brillante e positivo. Poi sarà già il girone di ritorno, che ricordiamo si aprirà sul campo del basket Rosa Empoli, già battuto in avvio di stagione nell'Opening Day, che guarda caso si svolse proprio al Pala Ruffini di Torino. In soldoni, pur con tutto il massimo rispetto che si deve nutrire nei confronti di tutti, un calendario da sfruttare al meglio per un Le Mura parso in netto crescita.